Acquistato come comune di Pezzana, grazie a un importante contributo che abbiamo ricevuto dalla Fondazione CRT. Abbiamo invitato il professor Quaglia e ha delegato il professor Monti, membro della Fondazione CRT, e pertanto un grazie dell'amministrazione comunale importante va proprio alla Fondazione CRT, perché senza questo importante contributo non saremmo mai riusciti, come nella nostra piccola amministrazione, ad acquistare questo mezzo. Un mezzo che deve essere ancora finito dell'allestimento, ma grazie anche all'intervento di Angelo Santarella della Ford ci è stato consegnato innanzitutto prima del previsto. E allora abbiamo colto l'occasione oggi con tutti i nostri bambini del centro estivo e con la chiusura di fare un'inaugurazione un po' speciale con i nostri bambini, perciò il mezzo poi verrà ancora ritirato per finire l'allestimento con tutti i DPI necessari, lampeggianti e quant'altro, e sarà un mezzo multifunzione dell'amministrazione comunale, perché sarà destinato sia alla protezione civile sia per servizi sociali della nostra amministrazione. Il mezzo è stato acquistato anche grazie al contributo della nostra associazione Proloco, perché anche con loro abbiamo fatto un accordo, ed è un esempio virtuoso di dove l'amministrazione comunale, con l'ausilio di ovviamente tutti quanti, tutte le associazioni sul territorio e grazie alla fondazione, è riuscita a dotarsi di un mezzo che serve per l'alluvione, per tutte le altre esigenze. Ringrazio poi anche Engie, che è il gestore dell'illuminazione pubblica di Pezzana, con la quale da anni abbiamo un rapporto, che ci ha dato un ulteriore contributo per l'allestimento della barra lampeggiante e tutto quello che servirà per allestire il mezzo. Perciò veramente spero di non aver dimenticato nessuno nei ringraziamenti, e lascerei un attimo la parola al professor Monti per dire due parole, visto che come ho detto la base economica per poterlo acquistare è dovuta proprio alla Fondazione CRT. Grazie. No, grazie mille. Grazie. Io vi porto appunto i saluti. E applaudono tutti i sindaci. Applaudono voi, perché è grazie io a voi che... Vi porto innanzitutto il saluto di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in particolare del professor Giovanni Quaglia, che non poteva essere presente, ha delegato me come appunto membro del consiglio di amministrazione. Fondazione CRT, diciamo da molti anni, meglio dire da decenni, è attenta a tutta quella che è un'attività di filantropia territoriale, chiamiamola così, quindi di attenzione al territorio, di attenzione alla protezione civile, di attenzione a quelle che sono anche le problematiche di dissesto idrogeologico di cui il Piemonte in molte sue aree purtroppo è al quale è assoggettato. I fondi destinati al settore della protezione civile sono state parecchie, svariate decine di milioni di euro in 20 anni di attività. Vi sono dei bandi stabili che finanziano appunto i gruppi di protezione civile, aiutano questi all'acquisto dei mezzi. Vi sono dei bandi invece che aiutano i piccoli comuni al mantenimento e alla realizzazione di opere per prevenire quello che è il dissesto idrogeologico del territorio. Questo mezzo invece deriva da un'erogazione particolare. Fondazione CRT, a seguito di quello che è stato purtroppo l'alluvione che ha colpito alcune aree del territorio piemontese, in particolare anche il vostro comune, certo, purtroppo,
ha deliberato nell'autunno scorso una dotazione straordinaria proprio per aiutare quei comuni che avevano avuto delle problematiche relative appunto all'alluvione dell'autunno del 2020. In quell'occasione il comune di Pezzana ha fatto richiesta e Fondazione è stata contenta di riuscire a deliberare un contributo per l'acquisizione di questo mezzo. Ci auguriamo che appunto possa essere l'inizio di un percorso di protezione civile per questo territorio, per i territori del Vercellese, dove ci sono già diversi gruppi attivi, soprattutto per quelle aree dove purtroppo i fiumi, i corsi d'acqua possono rappresentare una problematica seria per il nostro territorio e per i cittadini che vi abitano. Vi ringrazio di avermi invitato. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a te Antonello. Allora, ricapitolando, ringraziamo in maniera particolare Fondazione CRT, ringraziamo Angelo Santarella che anche lui ha messo un importante contributo per l'acquisto del mezzo, rinunciando ovviamente al suo ricavo e fornendoci peraltro in anteprima il mezzo, con tutte le difficoltà che sapevamo c'erano in questo momento di pandemia e con il rallentamento appunto della produzione di tutti i mezzi. Ringraziamo l'associazione Proloco Folcloristica e ringraziamo tutti, veramente tutti, se ne ho dimenticato qualcuno chiedo scusa sin d'ora, per la collaborazione Engie appunto, come dicevo, e ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per una cosa o per l'altra per arrivare alla conclusione di questa bella inaugurazione. Adesso procederei all'inaugurazione vera, chiederei ai bambini